tutti benvenuti ad Attenti al Lupo. Pochi giorni ancora e diventa obbligatoria l'assicurazione per tutte le casalinghe, per chi lavora in casa. Ma di che cosa si tratta? Davvero è qualcosa di obbligatorio? Quanto costa? Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, ma qualcuno da casa ci ha chiesto un po' tutto e quindi siamo partiti da questa lettera per tirar fuori questa trasmissione. Vero Maris? Buonasera. Verissimo, Maris. Buonasera a te, ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori. Perché abbiamo deciso di parlare della polizza per le casalinghe? Perché ci è arrivata proprio questa lettera. E allora, se anche voi avete delle domande alle quali volete delle risposte, scrivete ad Attenti al Lupo, via Aurelia 796. Il CAP è 00165, ve lo ricordo, ci troviamo a Roma. Potete mandare le vostre domande anche alla nostra casella di posta elettronica, Attenti al Lupo, @tv2000.it. Ma la lettera di questa sera ce la scrive Antonia da Cesena e dice così: spettabile redazione, grazie per l'utile lavoro che svolgete. Ho 47 anni e purtroppo da 2 anni l'azienda per la quale lavoravo ha chiuso per fallimento. Non riesco a trovare un altro impiego e sono ormai una casalinga a tutti gli effetti. Ho sentito parlare di un'assicurazione per le casalinghe ed una mia amica mi ha addirittura detto che è obbligatoria. È vero? Come funziona? E quanto costa? Spero possiate rispondermi e lo facciamo subito, Antonia. Buonasera ai nostri ospiti, Concetta Fusco, vicepresidente nazionale del MOICA, Movimento Italiano Casalinghe. Buonasera al dottor Giuseppe Muscari dell'INEL, Direzione Centrale Rapporto Assicurativo. Buonasera. Allora, subito a lei una prima risposta. Se io lavoro in maniera temporanea e poi faccio la casalinga poi negli altri mesi dell'anno, la devo pagare questa assicurazione che quando scade, ricordiamolo? Allora, la scadenza è nei prossimi giorni, il 31 di gennaio, una scadenza che riguarda, lo precisiamo subito, soprattutto le persone che sono già iscritte e che sono chiamate al rinnovo dell'assicurazione. Ogni anno, tra l'altro, ricevono a casa il bollettino dall'istituto e l'invito appunto a rinnovare l'assicurazione. Quindi è automatico, arriva a casa questo bollettino per chi già è assicurato? Per le persone che sono già assicurate arriva a casa, ci possono chiaramente essere dei disguidi di recapito, ma non ci sono problemi particolari perché è possibile comunque reperire il bollettino sia negli uffici postali o nelle sedi dell'INAIL, ma c'è anche un servizio sul sito dell'istituto che consente di scaricare il bollettino. Quindi la scadenza del 31, quindi dei prossimi giorni, riguarda soprattutto le persone che sono già assicurate. Per rispondere alla signora che ha scritto, ha avuto delle informazioni corrette, perché la signora, se ho capito bene, non lavora già da qualche anno e si occupa a tempo pieno di fare questa attività di casalinga. Se l'età, e in questo caso ci siamo, è un'età che va dai 18 ai 65 anni e la signora svolge questa attività di lavoro domestico in maniera del tutto gratuita, senza vincolo di subordinazione e a tempo pieno, comunque non ha altre occupazioni, la signora è tenuta all'iscrizione, quindi confermo anche il fatto che è un'iscrizione obbligatoria. Se poi dovesse lavorare la signora fra 3 mesi, che cosa fa? Quei soldi pagati? Allora, diciamo che l'assicurazione riguarda, come dicevo, le persone che non svolgono un'attività lavorativa. In qualsiasi periodo dell'anno è possibile comunicare all'istituto l'eventuale cessazione, cioè viene meno l'obbligo assicurativo. Se la persona dovesse trovare, glielo auguriamo, un'attività lavorativa, può comunicare all'istituto e quindi da quel momento cessa l'obbligo assicurativo. C'è un caso un po' particolare che riguarda persone che magari lavorano per determinati periodi dell'anno e in altri periodi dell'anno invece fanno proprio il lavoro a tempo pieno di casalinga o casalingo, perché parliamo indifferentemente di uomo o donna, perché in quel caso l'assicurazione va comunque fatta attraverso il pagamento del premio anno assicurativo e varrà soltanto come tutela del rischio per la parte dell'anno nella quale la signora non svolge un'altra attività. Vicepresidente, allora Fusco, vogliamo innanzitutto spiegare quanto costa, perché abbiamo detto tutto finora, ma quanto costa questa assicurazione per le casalinghe che dura un anno? E poi le chiedo, chi non si è mai assicurato lo può fare anche dopo il 31 gennaio, insomma. Allora, l'assicurazione grandi rischi ha un importo di 12,99 euro. E poi tenga presente che se la persona ha un reddito basso può pagare lo Stato questo importo, naturalmente presentando i dovuti documenti. E dopo il 31 di gennaio... E che cosa deve presentare? Bisogna avere l'ISEE? Bisogna presentare... Per farsi pagare dall'INEE, esattamente, insomma. Però... quello che è importante è anche sapere che oltre il 31 gennaio le donne e gli uomini che fanno i casalinghi, quindi lavorano in casa, possono iscriversi, e questo è molto molto importante.
Quindi è possibile anche farlo dopo il 31? Esatto, andando all'ufficio postale specialmente, danno tutti i bollettini e si può fare. Quante sono le casalinghe nel nostro allora, paese? Allora, quando abbiamo le casalinghe? Sì. Circa 7 milioni, però c'è un'entrata e uscita notevole perché ecco che magari lavora per... 7 milioni, allora tra qualche istante chiederemo poi quante sono le persone assicurate, ma Maris, diamo prima i nostri riferimenti. Ricordiamo il nostro numero verde, se volete partecipare alla diretta basta digitare sui vostri telefoni o cellulari il numero verde 800 508 990. Vi ricordo che ci trovate anche sui social network, su Facebook e su Twitter, basta cercare Attenti al Lupo e diverse casalinghe e casalinghe ci hanno già scritto, poi ti riferirò a Giuseppe. Muscari, sostanzialmente sono diversi milioni le casalinghe, però gli iscritti poi alla fine sono pochi, è così? È così, c'è anche stata una tendenza di iscrizioni in calo negli ultimi anni. L'istituto comunque è consapevole dell'importanza di questa assicurazione, perché non è soltanto, come dire, non ha soltanto una finalità risarcitoria per l'erogazione di una prestazione economica che sostenga la persona che ha avuto una grave menomazione e lo fa, poi lo vedremo, con una rendita vitalizia. Ma la finalità della, la finalità dell'assicurazione è anche prevenzionale, cioè cercare di rendere la casa in qualche modo un posto più sicuro. È chiaro che quindi rispetto alla platea generale di casalinghe il numero è certamente inferiore. L'istituto comunque è impegnato a campagne di informazione per richiamare l'attenzione sul tema. Fusco, le chiedo, ma sostanzialmente abbiamo visto, è una questione anche di mentalità, di cultura da parte delle persone. Chi lavora in casa dice sì, è vero che si paga 12,90 euro, ma non mi succede niente, invece è qualcosa di importante perché viene tutelato il lavoro. Poi vedremo quali sono i casi in cui è possibile ottenere un risarcimento, addirittura insomma una rendita per tutta la vita. Bisogna veramente... Ahimè, cioè, perché certo bisogna poi sperare avere gli incidenti gravi, mai. Ma è così, è una questione di cultura, di mentalità? È una questione culturale importantissima, perché quando la legge 493 è andata in vigore noi abbiamo esultato, perché eravamo i primi in Europa, l'Italia, ad avere questa legge per le donne che lavorano in casa, quindi tutto ciò ha avvallato anche l'importanza di questo lavoro svolto, quindi il culturale sta anche in questo, riconoscere che il lavoro svolto dalla casalinga è vero lavoro. Abbiamo cominciato con 2 milioni, poi se posso, il caro è stato anche un po' fisiologico, adesso insomma è un pochino troppo forte perché secondo noi la legge dovrebbe essere migliorata. Ecco, dovrebbe essere migliorata. Allora partiamo dalla questione dell'età, che mi sembra una questione fondamentale. Abbiamo detto, tutte le casalinghe, qual è la fascia d'età che si possono assicurare? Fino a 65 anni? Fino a 65 anni. E lì è stato l'errore, secondo me, anche iniziale, che noi l'abbiamo subito visto che era un po' troppo. Oggi le donne non sono più le donne di 30-40 anni fa. A 65 anni, insomma, sono donne piene di attività. Quindi perché una volta che una signora supera i 65 anni non ha più diritto all'assicurazione? Ed è lì è nato un po', come dire, il voi fatto chiedete, di essere scontenti. Voi chiedete che possa essere allungata questa età, la casalinga, sì, oltre i 65 anni d'età, possa essere assicurata. Allora, vediamo subito l'INAIL che cosa risponde, e poi vedo che già arrivano delle telefonate e delle email. Allora, è possibile questo allungamento? Perché effettivamente, magari fino a 70 anni, la persona magari è più tutelata in casa che... Le regole dell'assicurazione sono naturalmente regole introdotte dal legislatore, come si diceva prima, già nel lontano 1999. Diciamo che tra l'altro, a proposito di miglioramento della tutela, nel corso di questi anni è successo qualcosa, perché la soglia iniziale della legge era del 33% ed è intervenuta successivamente il legislatore abbassando questa soglia al 27%. Inizialmente non era neanche previsto il caso di morte, per cui l'eventuale morte appunto dell'assicurato non dava diritto alla prestazione che invece oggi è riconosciuta. È chiaro che tutto può essere migliorato. Il discorso che si faceva prima è abbastanza semplice, nel senso che un premio assicurativo di 12,91 euro, che è ovviamente un costo contenuto, con questo premio assicurativo è necessario garantire la gestione assicurativa. È un problema di risorse, chiaramente, è un problema di equilibrio finanziario. Noi con il fondo dobbiamo garantire il pagamento delle prestazioni anche future. Però, ripeto, tutto è migliorabile, su questo ci sono comunque delle proposte. Anche Che potrebbero ampliare la platea. Vediamo subito i nostri telespettatori, poi ci sono tante domande per i nostri ospiti. Esatto, Maris. E andiamo subito allora a Genova, saliamo su in Liguria dalla signora Giuliana che ci aspetta al telefono. Buonasera.
Pronto, buonasera, mi scusi tanto se mi disturbo. Volevo chiedere un'informazione. Io sono una pensionata e volevo sapere se sono obbligata a fare l'assicurazione. No, obbligata, vabbè, capiamoci, sì, nel senso, se è bene che io la faccia. Grazie Giuliana. Una pensionata è obbligata, chi è, l'assicurazione è obbligatoria, bisogna vedere se ha lavorato o meno, se capisco bene. Confermo sul concetto di obbligatorietà. Perché voi fate dei controlli, dovreste fare dei controlli. Ma diciamo che, ripeto, l'assicurazione è un'assicurazione obbligatoria, per cui nel momento in cui, in qualsiasi momento dell'anno, il soggetto, per la questione di età, per una questione di svolgimento di lavoro domestico, quindi si verificano queste condizioni, è obbligatorio. La signora, cioè, se ho capito bene, è pensionata, bisogna vedere l'età, perché anche i pensionati, se non hanno superato i 65 anni di età, sono comunque possono obbligati. Fare questo tipo di assicurazione. Devono. Allora, cerchiamo di capire pure, lo chiedo alla rappresentante del Movimento Italiano delle Casalinghe, se io cado a casa, scivolo, mi faccio male, un piccolo incidente domestico, lì non c'è assolutamente nessun risarcimento. Stiamo parlando invece di quando si avvengono dei danni molto, gravi. Molto gravi. Ci deve essere un'invalidità permanente tra il 27% e il 100%, e quindi sì, insomma, o in caso di morte della sì, persona. In questo caso chiaramente l'assicurazione va agli eredi della persona. Le dico, 27% di invalidità e 100%, cerchiamo di declinare, quali sono gli incidenti che voi riscontrate col vostro movimento a Ma, casa guardi, che possono determinare questo tipo di indennità? Soprattutto si parla di incidenti non gravi, però anche questo insomma sarebbe da rivedere, perché se riuscissimo a far diminuire questa percentuale per avere una rendita, questa assicurazione avrebbe un grosso respiro e molte persone si avvicinerebbero, quindi entrando più soldi avrebbero più possibilità di poter pagare. Cioè il problema è culturale, nel senso in cui alla 27% fortunatamente poche persone insomma lo raggiungono, perché è un disastro rimanere su una sedia a rotelle e perdere un occhio. Se invece lo abbassassero, innalzassero l'età, io credo che dagli attuali 1500 persone che sono iscritte? No, 1500 persone hanno un milione e 200.000 persone, quindi sono tante. Però avrebbe un respiro questa legge, per cui si avvicinerebbero così tante persone e non ci sarebbero problemi di soldi. E allora, proprio una battuta, è sempre una questione di equilibrio finanziario, ce l'ho detto prima. Però le chiedo, quante sono le persone che usufruiscono attualmente di questa indennità, di questa rendita? Guardi, purtroppo perché hanno avuto un incidente grave, però fortunatamente erano assicurate e quindi insomma sono un po' più tranquilla. Aiuta per carità, nella vita. Le do un dato in realtà che è del 2015, perché è un dato consolidato. Parliamo di circa 1100 di rendite in gestione nel corso 1100 di persone, 1100 persone. Maris, ancora i nostri telespettatori. E allora, un casalingo ci ha scritto, si chiama Vincenzo, dice: ecco, sono un casalingo ma non sono assicurato, incorro in qualche sanzione? Allora, quanto si paga di sanzione? Proprio una battuta. Innanzitutto è un casalingo che mi fa piacere dire, il fatto che chiama un uomo anche per ribadire il fatto che l'assicurazione riguarda sia indifferentemente sia donne che uomini, anche se ovviamente gli uomini iscritti sono una percentuale molto bassa rispetto al totale delle casalinghe. Certamente la persona, se è nei requisiti che abbiamo detto prima, è una persona che deve assicurarsi. Il rischio è quello di una sanzione che però ha un costo non superiore a quella del premio dei 12,90 euro. Maris. E allora andiamo invece adesso in Sicilia, dove ci aspetta la signora Giovanna. Buonasera Giovanna. Buonasera, sono la signora Giovanna. Ci dica. Chiamo da Ribera, provincia d'Agrigento. Niente, volevo fare una domanda. Sono una lavoratrice part-time. Io mi tocca farla questa domanda o no? Grazie Giovanna. Allora, una collaboratrice part-time. La domanda alla signora Giovanna, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, al rientro la risposta e poi tante altre domande e anche un servizio filmato molto interessante sugli incidenti più frequenti che avvengono tra le mura domestiche. Tra qualche istante. Rientriamo in studio, stiamo parlando della polizza assicurativa delle casalinghe che scade il 31 gennaio, ma abbiamo sentito è possibile anche farla poi nei mesi successivi, però la data è quella del 31 gennaio. Giovanna, prima della pubblicità, ci ha chiesto, una nostra telespettatrice, fa un lavoro part-time, in realtà può assicurarsi anche volontariamente? No.
perché il lavoro part-time non è, non da, diciamo, non ha come conseguenza quella dell'obbligo assicurativo. I soggetti che sono obbligati a iscriversi... Ecco, non decliniamo devono... lavoro domestico, che cosa vuol dire, dottor Muscari? Lavoro domestico è, diciamo, lo svolgimento normale della vita domestica della persona che si prende cura della casa e dei componenti del proprio nucleo familiare. Nucleo familiare inteso in senso ampio, quindi non soltanto come relazioni diciamo di parentela, ma anche di semplice coabitazione. Fusco, e se un giovane fuorisede può farsi questa assicurazione, o anche un ragazzo che sta a casa, magari che studia, teoricamente può dire aiuto in casa, può farsi l'assicurazione, sì, ed è tutelato? Giovani, anzi, io è sempre un appello che faccio alle mamme, ricordate che anche i vostri figli, se vi aiutano, possono iscriversi con l'assicurazione. Anche perché nello stesso nucleo familiare è possibile che più persone... possono fare debbano iscriversi, perché rientrano nelle caratteristiche che abbiamo detto prima. Prima di vedere il servizio filmato, Maris, una domanda rapidamente. Tante domande, tra i quali anche Luigi da Catania, ci chiedevano: tra poco supererò i 65 anni, sarò ancora obbligato e sarò ancora coperto dall'assicurazione? Muscari, nel momento in cui scade questi 65 anni, io non sono più tutelato, che succede? Allora, abbiamo già detto che la fascia è 18-65, in ogni caso se il compimento del 65esimo anno di età avviene nel corso dell'anno, il soggetto ha pagato il premio, che è un premio non frazionabile per tutto l'anno, e comunque la restante parte dell'anno diciamo è coperto dall'assicurazione, tutelato in caso di infortuni. Allora, se andate a chiedere a Marina Vanzetta dell'IPAVSVI, infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia, perché hanno fatto una ricerca e hanno visto quali sono gli incidenti domestici più frequenti, che cosa accade tra le mura domestiche, vediamo che cosa ci dice. Quali sono gli incidenti che avvengono a casa più di frequente? Un dato di qualche anno fa del SINIACA, che è il sistema che monitorizza gli incidenti nelle abitazioni, ci dice che intorno a 400.000 accessi ogni anno avvengono al pronto soccorso per incidenti avvenuti a domicilio. Di questi, e questo è un dato che non va preso come assoluto ma come indicativo, 110.000 riguardano le casalinghe. Gli incidenti che avvengono più spesso sono cadute, seguiti da ferite da taglio, contusioni eccetera, e dalle ustioni. I luoghi della casa più pericolosi, tra virgolette, dove avvengono più di frequente gli incidenti domestici, quali sono? La cucina, seguita dal soggiorno, camera da letto, e dal bagno. Una bassissima percentuale in giardino, in garage, negli altri ambienti della casa, però direi che la cucina, il 60% degli incidenti avvengono in cucina. Secondo lei è un fenomeno in crescita? I dati che abbiamo a disposizione non sono recenti, ma sicuramente se non è un fenomeno in crescita non è un fenomeno in calo. Poi se si pensa che le casalinghe sono sempre di più, si può pensare che il fenomeno non sia di sicuro in calo. Secondo lei come si può evitare che accadano questi incidenti? Intanto facendo attenzione alle caratteristiche strutturali della casa, scale, soppalchi, luce, tappeti, eccetera. Bisognerebbe fare attenzione a come si sistemano questi. In cucina nello specifico bisognerebbe fare attenzione all'uso degli elettrodomestici, spine, forni, perché poi si pensa l'ustione, il taglio, le ferite da taglio. Usare gli elettrodomestici senza protezione, oppure manipolare gli elettrodomestici che non sono spenti, per esempio. Facendo attenzione a questo si potrebbero prevenire una buona parte degli incidenti che capitano. Insomma, questi luoghi dove avvengono gli incidenti domestici più frequenti. Chiedo a Muscari, ma se sto fuori al portone di casa e sono una casalinga, ho l'assicurazione, sto salendo le scale, ho un incidente nel palazzo, sono tutelata comunque? Diciamo, l'ambito domestico riguarda non soltanto la casa ma riguarda anche le pertinenze, e quindi le scale, anche il box, la cantina. Quindi se la casalinga o il casalingo sta facendo attività di tipo domestico in queste zone è tutelata anche con le parti condominiali, se l'abitazione si trova in un condominio. Fusco, ma la casalinga va a fare la spesa al supermercato, al mercato, e se in quel tragitto, come si dice, in itinere, lì è più complicato? Non lo aspetta assolutamente, mentre invece se va nel suo giardino a fare un lavoro di giardinaggio, questo lo aspetta. Maris. Treviso ci ha scritto: vorrei sapere per cosa serve, cosa si deve fare quando una si fa male, e se potete far vedere il sito dal quale si può scaricare il bollettino.
E allora lo facciamo vedere, vediamo un po' se vediamo questo sito. Nel frattempo chiedo anche, ma come si paga questi 12,90 euro, abbiamo detto? 12,91 euro per essere precisi. Come 91, dove si vanno a pagare? Cioè... Allora, per la prima iscrizione la cosa più semplice è recuperare il bollettino che si può trovare presso le sedi dell'istituto, si può trovare negli uffici postali, eccetera. Per quanto riguarda le persone che, come dicevo prima, ricevono a casa ogni anno, in vista della scadenza, l'avviso di pagamento, ricevono anche un bollettino. È possibile non soltanto il pagamento presso gli uffici postali, con il sistema PagoPA è possibile anche pagare presso istituti bancari o anche presso tabaccherie che aderiscono a questo sistema, ed è possibile anche pagare con modalità telematiche dal sito dell'istituto, con accedendo ci sono tutti, insomma, è possibile, tutta una serie gli strumenti sono svariati. Ahimè, in caso di morte che succede? Bisogna, se si ha posto con l'assicurazione, per ora io chiedevo anche un po' di solidarietà sociale in caso di persona non assicurata che per ora rientri nei 65 anni, appunto. Cioè le persone che non hanno l'assicurazione, svariati motivi, persone che non sanno, abbiamo tanti paesi. Quello che sarebbe bello che l'INAIL tendesse una mano anche a queste persone, magari poi chiedendo il costo dell'assicurazione anche per questi anni passati, in fondo sono 12,90 euro. Ma soprattutto il discorso di alzare l'età, perché vede, il punto di rottura di questa legge è esattamente l'età. L'età. Abbiamo detto, il dottor Musca l'ha detto, stanno studiando, stanno vedendo di verificare, il problema è di equilibrio finanziario, se ho capito bene. Quindi se riescono a trovare qualche risorsa in più, magari è possibile anche alzare... Le regole attuali sono queste, dicevo che tutti i miglioramenti possibili saranno... E poi peraltro ovviamente c'è un comitato, vero? C'è un comitato che sovrintende, formato dai rappresentanti delle casalinghe e dai dirigenti, da voi dirigenti dell'INAIL, quindi in qualche modo avete un confronto aperto, continuo. Il confronto c'è sempre, tra l'altro anche con gli stessi iscritti. Quest'anno le persone che hanno ricevuto il bollettino hanno ricevuto l'invito a partecipare a degli eventi informativi che ci sono stati in varie città, proprio per tenere sempre alta l'attenzione sul tema, perché il problema è che si tratta di persone che sono soggette a rischi anche abbastanza seri. La casa è molto rischiosa. È molto rischiosa. Volevo aggiungere soltanto una cosa sul comitato. Sono combattivissimi, guardi, non si fermano un momento nel fare proposte. Noi abbiamo la nostra Camilla Chionerelli, la segretaria generale, che è in gambissima e tenta di aiutarci. Insomma, a migliorare c'è la grande dinamicità. Vediamo un po' che cosa accadrà. Maris, ma vediamo subito le domande. Altra domanda comune a decine di telespettatori che ci stanno contattando. Mario da Bologna fa da portavoce. Lui ha superato i 65, ha 70 anni e vuole sapere, fine 65 anni c'è questa obbligatorietà di assicurarsi, ma dopo c'è la possibilità o non si può? Allora io direi di riepilogare proprio in una battuta da parte del dottor Muscari: chi può usufruirne? Vedo che tanti uomini chiamano, quindi diciamo c'è un'attenzione degli uomini che sono diventati in casa. Allora possiamo riepilogare proprio in 20 secondi l'età e chi può usufruire e qual è l'invalidità per cui si ha diritto. L'età è stabilita dalla legge ed è quella che dicevamo prima, dai 18 ai 65 anni di età, per cui coloro che superano quest'età non sono tenuti all'assicurazione, non possono iscriversi quindi all'assicurazione casalinghe. Abbiamo detto già del costo dell'assicurazione. Per quanto riguarda quello che chiedeva, cioè della soglia minima, è necessario che ci sia una menomazione permanente di grado pari o superiore al 27% fino al 100% è anche il caso di morte. E allora ricordiamo, 31 gennaio scade per le persone già iscritte, per le altre è possibile iscriversi nel corso dell'anno. Grazie davvero, grazie a Giuseppe Muscari dell'INAIL, Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, grazie a Concetta Fusco, vicepresidente nazionale del MOICA, Movimento Italiano